Ciao ragazzi e bentornati nuovamente sul mio canale. Oggi, come detto dal titolo, siamo tornati con la serie delle configurazioni dei PC da gaming. Andate a vedere insieme oggi questa build entry level con budget di all'incirca 380-400 euro. Nonostante il fatto comunque abbia detto prima che questa sia una build entry level, al suo interno troviamo componentistica molto interessante, tra le quali ovviamente anche le nuove CPU di serie 3000 di Ryzen. Comunque detto questo, prima di cominciare come sempre vi invito a supportare appunto il canale lasciando semplicemente un bel like, iscrivendosi qui sotto, attivando ovviamente anche la campanellina delle notifiche e soprattutto andando a seguire tutti i link che trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e partiamo subito con il video. Sì, tra l'altro qui dietro ho cambiato un po' di cose, ho sistemato un pochetto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace il tutto, se eventualmente dovrei cambiare qualcosa. In ogni caso, allora, oggi la build che andiamo a vedere è sicuramente molto interessante, però prima voglio fare una piccolissima premessa. La prima proprio iniziale di tutto quanto è che ovviamente tutti i link dei prodotti di oggi li trovate qui sotto in descrizione. E la seconda, nonché la principale, che ovviamente questa build qui potrebbe essere personalizzata a secondo vostro piacimento con componenti che ritenete magari più opportune. E per quest'ultima magari intendo delle RAM diverse, piuttosto che magari un hard disk più capiente, un SSD, eccetera, eccetera. Quindi questa vuole essere semplicemente una build informativa, diciamo così. Sto anche portando avanti un progetto molto interessante che spero in qualche modo più avanti vi sarà di aiuto, ma non vi spoilerò troppissimo, presto avrete novità. Detto questo, andiamo a procedere con vedere la build di oggi. Come sempre andrà fatta con Amazon, ma anche a questo tal proposito, poi giuro che iniziamo, presto arriverà un video in cui andiamo a montare proprio fisicamente uno di questi PC che vi ho mostrato in questi periodi, così per fare giusto qualcosa di diverso. Quindi rechiamoci sul nostro amatissimo Amazon e andiamo a vedere insieme i componenti di oggi. La build, come vi ho detto, rimane all'incirca sulla cifra di 380 euro, euro più, euro meno. Come sempre vi ricordo che i prezzi variano tantissimo su Amazon, quindi è piuttosto normale che si trovino oggi ad un prezzo, magari domani un altro e dopodomani ancora un altro. Partirei a questo punto dalla scheda madre, che è il componente diciamo principale, se possiamo così dire. In questo caso sono andato sul classico, ho puntato per una B450M di Gigabyte, che è abbastanza interessante sia come rapporto qualità prezzo, ma soprattutto per la possibilità di inserire fino a 4 slot di RAM e soprattutto supporta di base le serie 3000 dei processori di Ryzen, e questo ritornerà molto utile per il processore che tra pochissimo andiamo a vedere. In particolare questa scheda madre qui ha comunque, come stiamo vedendo, diverse cose molto interessanti, tra le quali un sacchissimo di interfacce sia USB, sia audio, Ethernet, eccetera, due porte PCI Express per collegare eventualmente più schede video, ma anche se in questo caso utilizzeremo solo quella integrata del processore, possibilità di connettere un SSD di tipo M2, e questo sicuramente è super vantaggioso. E poi insomma, questa è una scheda madre davvero secondo me molto interessante, che ormai è praticamente super acquistata e vale sicuramente il prezzo a cui viene venduta. Stiamo parlando di 75,47 euro e secondo me ci sta davvero un sacco per quel che offre. A questo punto direi di passare al fulcro principale, proprio il cuore pulsante di tutta la configurazione, che si tratta del processore nuovo di serie 3000 di Ryzen. Sto parlando chiaramente del Ryzen 3 3200G. Questo processore qui è tra virgolette un semplice 4 core 4 threads con clock base di 3.6 GHz, che volendo può essere overclockato e spinto fino a massimo di 4 GHz. Al suo interno ovviamente la particolarità principale della serie G di Ryzen è quella di avere la scheda grafica integrata, che in questo caso è una Vega 8. Sicuramente una scheda video base che non è nulla di troppo eclatante, ma che per questo prezzo va assolutamente bene, e giocare a giochi abbastanza tranquilli ce la si riesce tranquillamente a fare. Sono molto curioso di provare anch'io questo processore, che effettivamente a quanto ci hanno detto dà una spintarella in più alle performance rispetto ovviamente al fratello o alla sorella precedente, ovvero il 2200G. Sicuramente a questo prezzo, soprattutto a 93 euro, è super consigliato, e dunque possiamo tranquillamente aggiungerlo al nostro carrello. A questo punto procuriamoci un paio di RAM. In questo caso ho deciso di puntare per queste Viper 4 GB ciascuno, per un totale di 8 GB a 3000 MHz. Sono molto buone queste RAM, sono soprattutto molto valide per quel che effettivamente costano. Sono in colorazione rossa, che effettivamente è un tocco in più, anche se noi in questo caso non stiamo puntando all'estetica, visto che comunque le 3000
1000 MHz lavorano molto bene con appunto i processori Ryzen, non possiamo fare che a meno che appunto acquistare quest'ultime. Ovviamente noi adesso stiamo partendo con 8 GB, ma con la scheda madre che stiamo acquistando potremmo in futuro eventualmente anche fare un upgrade e acquistarne altri 8 per avere un totale di 16 GB. Comunque il prezzo di queste RAM è di all'incirca 54€, 53€, dipende ovviamente anche dalle offerte, e sicuramente questo è un prodotto molto molto valido per quello che offre. Anche quest'ultimo aggiungiamolo al carrello e adesso andiamo a vedere le altre componenti, anche se non è che ne manchino poi chissà quante. A questo punto andiamo direttamente sullo storage e in questo caso ho deciso di optare per un semplice e solo SSD. Questa può essere una cosa sia vantaggiosa ma svantaggiosa nello stesso tempo, perché abbiamo sì performance molto alte ma ovviamente un quantitativo di storage piuttosto ristretto. Nonostante ciò, comunque, essendo questa una build entry level, mi sento di consigliarvi questo SSD perché è molto buono ed eventualmente poi in futuro aggiungere anche un altro da 500 giga, 1 terabyte, che ormai quanto costa? Costano 30-40 euro. Comunque per iniziare 480 giga vanno più che bene, insomma, e questo SSD di Crucial è sicuramente un ottimo acquisto per il rapporto qualità-prezzo. A questo punto direi di puntare prima all'alimentatore e poi al case. Allora, per alimentatore io ho scelto quest'ultimo, che si tratta di un Core Classic da 500 watt 80 plus bronze. Sull'alimentatore può essere aperto un dibattito molto lungo, più di quello che potrebbe essere. Ce ne sono tantissimi, ma davvero tanti, e la scelta che spesso si fa sbagliata è quello di andare a acquistare quello più economico, perché economico è da 600.000 watt, allora è figo. No, perché se ad esempio vi andate a fare un giro su YouTube troverete un certo tizio di nome Falco75, super simpaticissimo, che va a fare proprio dei test mirati su diversi alimentatori. Lascio voi immaginare come possono effettivamente finire gli alimentatori di fascia molto low. Vi faccio un piccolo spoiler: i botti di Capodanno possono accompagnare solo. Tornando invece al prodotto in questione, ho deciso di optare per questo Colink, che effettivamente non si è mai sentito chissà quanto parlare, però i prodotti che fanno, pure se entrano nel limite, sono discretamente buoni. Un'altra alternativa molto valida per quanto riguarda l'alimentatore può essere ad esempio un Be Quiet da sempre 500 watt. I prezzi più o meno rimangono sulla stessa cifra, anzi forse c'è una discrepanza di all'incirca 10 euro, ma poco importa. Sono entrambi abbastanza buoni, io comunque vi lascio il link di entrambi qui sotto in descrizione. Quest'ultimo che vi ho appunto mostrato invece di Colink non è né modulare né semimodulare, quindi ha tutta la matassa di cavi, e il prezzo a cui viene venduto è di all'incirca 45€/44. Un prodotto molto buono che sicuramente mi sento di consigliarvi. Infine, per ultimo ma non per importanza, andiamo a scegliere un case, e in questo caso ho deciso di puntare per questo Aircool Quartz Red. Visto che LED nel gaming sono la parte più importante, come non potevo mettere quest'ultimo con ben 3 ventole completamente RGB, cioè proprio siamo al top. Cavolata a parte, comunque questo case qui è abbastanza buono, costa di circa 54€, è abbastanza grande e consente un airflow discretamente buono, ha ben 4 ventole di cui 3 RGB e una semplicissima classica. Abbiamo la paratia laterale in vetro temperato e ovviamente anche tutti i vari dettagli, che però in questo caso sono in plexiglass, e se siete magari interessati nel vederlo più nel dettaglio vi consiglio di andare a guardare qualche video su YouTube, insomma da qualche parte troverete cose molto interessanti, anche semplicemente sul sito di Amazon stesso. Totale della build rimane all'incirca di esattamente 382€. Abbiamo sforato di all'incirca 2€, ma come dicevo prima i prezzi variano davvero tantissimo giorno dopo giorno. Build che sicuramente rientra a far parte dell'entry level, ma lo fa con discretamente abbastanza stile. Ovviamente quest'ultima potrebbe essere magari upgradata in futuro, ad esempio con una 1050 Ti, una 1650, oppure altre controparti come per esempio la RX 570, 580, insomma robe di questo tipo. Dunque niente, io ho concluso con questo video, spero che in qualche modo vi sia piaciuto e spero soprattutto che vi sia stato utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate a riguardo e se ovviamente magari acquisterete eventualmente questa build. Io nel caso vi lascio tutti i link qui sotto e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video. Vi saluto, ciao a tutti.